progetto è nato 6 anni fa da un gruppo di genitori interessati a un'istruzione diversa. A questo gruppo di genitori si è poi unito un gruppo di educatori che avevano competenze specifiche, che avevano una professionalità anche già acquisita. Inizialmente il progetto, come tutte le situazioni, ha vissuto una dimensione più spontanea, più informale, poi pian piano si è strutturato fino a prendere appunto il nome di La soffitta di Bastiano, collegandosi a quello che è il protagonista della Storia infinita di Michael Ende. Siamo nella campagna faentina, Pieve Cesato, e questa è la sede dell'associazione Il Telaio in Treci di Idee, che è andata a costituirsi per comprendere e assorbire i progetti di Zebra Gialla, di relazione con l'animale e in particolare il progetto della soffitta di Bastiano, che è un progetto educativo che ospita bambini dai 3 ai 14 anni. Non siamo una scuola riconosciuta, non siamo una scuola paritaria, però i nostri bambini qui vivono una dimensione educativa che crediamo sia importante alla loro età. Vivono e possono affrontare esperienze di lavoro pratico, la cura dell'orto, il lavoro con gli animali, ma anche attività artistiche, attività manuali. Affrontano anche chiaramente quello che è un insegnamento, una conoscenza delle materie che tutti i bimbi affrontano nelle scuole. Abbiamo cercato una casa in campagna che in qualche modo permettesse lo sviluppo del progetto così come l'avevamo pensato e abbiamo trovato questa casa di campagna che ha degli spazi abbastanza grandi, ha una stalla, è un fienile. Con un progetto di crowdfunding siamo riusciti ad aumentare lo spazio per gli animali in modo da permettere agli animali di stare meglio e anche a noi di poter stare con loro in maniera più appagante. Tra i lavori della scuola c'è anche quello di curare un orto, è un'attività che impegna i bambini più grandi, quindi si occupano della cura delle piante esattamente come si recano nella stalla e si occupano della cura degli animali. Ospitiamo due asinelle, e una pecora, due gatti e diversi polli, galline, galli, a cui siamo tutti quanti legati affettivamente, i bambini particolarmente sentono questo legame affettivo e per loro quotidianamente appunto si spendano nelle attività di cura e sono occasione di, per molti bambini anche di scoprirsi capaci e competenti nell'affrontare piccole attività insieme a loro. Come gruppo di genitori eravamo mossi dal bisogno di trovare un'alternativa a quella che la scuola tradizionale propone, sia come possibilità per i bambini di vivere l'apprendimento attraverso l'esperienza, sia come possibilità di viverla a partire dal contatto con la natura. Abbiamo avuto la fortuna appunto di affidare questo progetto a un'equipe di educatori che ci ha fatto apprezzare come uno dei valori imprescindibili di un percorso di questo genere è la capacità dell'adulto di essere consapevole del proprio gesto educativo. Le famiglie, oltre che sostenere, diciamo, da un punto di vista economico il progetto educativo, sono chiamate ad aiutare in tutti quelli che sono i lavori necessari alla manutenzione della scuola, alla preparazione degli spazi. Sono chiamate ad entrare in una dimensione di gruppo che è una grandissima occasione di crescita. In questo momento i bambini iscritti sono una quarantina, ne abbiamo 26-27 al giardino d'infanzia, ne abbiamo una dozzina alla scuola. Sicuramente abbiamo dei modelli di riferimento, abbiamo sicuramente la pedagogia di Rousseau e la pedagogia che ha espresso in qualche modo il romanticismo tedesco fino alla pedagogia steineriana, le correnti della psicologia negli anni 60-70, soprattutto americana. I tempi sono cambiati e crediamo che questi approcci vadano rielaborati, vadano fatti maturare rispetto a quelle che sono le esigenze del giorno d'oggi.
Per me l'Italia che cambia è un'Italia che impara ad avere consapevolezza e attenzione alle proprie azioni e anche attenzione all'aspetto del sentire. In questo gli animali sono davvero maestri. L'educazione ha il senso e ha il fine di dare uno spazio ai bambini affinché possano diventare loro stessi. In questo senso l'Italia che cambia è anche dare l'opportunità alle persone di diventare responsabili. Noi speriamo, ma lo sceglieranno loro, che i nostri bambini possano diventare adulti responsabili, possano diventare adulti liberi, possano diventare adulti consapevoli. Quest'Italia che cambia, non puoi fermarla ormai. Quest'Italia che cambia, siamo noi.